chiamo Oswaldo Chiappello, siamo a Briaglia, che è un paesino nelle colline delle valli monregalesi, molto tranquillo, con un bellissimo panorama, di qui si vede tutta la pianura, si vede fino a Torino. Qui tutto attorno è natura, tutto tranquillo, tutto libero. A Briaglia è un'azienda agricola con allevamento di bovini di razza piemontese, condotta col metodo biologico. In più, oltre regole tradizionali del biologico, abbiamo la caratteristica che anche i vitelli all'ingrasso sono sempre al pascolo. Sono sempre fuori nell'erba, quindi al sole, tranquilli, e se ne stanno tutto il giorno fuori. Sono alimentati poi, oltre all'erba e un po' di fieno, con del mangime che produco io, macinando mais e orzo, o prodotto da me o comprato da altre aziende che producono col metodo biologico. L'altra caratteristica è che eventuali malattie o indisposizioni sono curate con l'omeopatia e funziona. Io quest'anno ho salvato due animali, un vitello e una vacca, che il veterinario mi dà già per persi, per infezioni, per problemi che il veterinario non riusciva a curare, sono guariti con l'omeopatia, quindi funziona. Ho imparato a usare l'omeopatia quando sono andato a fare un corso di agricoltura biologica, in cui è venuta una professoressa della scuola di omeopatia di Arezzo, scuola veterinaria omeopatia di Arezzo, che ci ha spiegato un po' come si può intervenire con dei prodotti omeopatici sul bestiame. Ho provato e con la sua consulenza poi telefonica ho imparato ad usare alcuni prodotti, no? Che ho visto che funzionano molto bene. E quindi ho continuato, adesso ormai ho un'abitudine a usare quei prodotti per le varie patologie che possano insorgere nell'allevamento. E la giornata tipo dell'allevamento è che al mattino si mettono le vacche al pascolo, poi si sistemano con i vitellini, perché i vitelli seguono le madri fino a 6 mesi. Stanno tutto il giorno fuori, poi rientrano solo la sera. Sistemate le vacche, si dà da mangiare ai vitelli, quelli che sono all'ingrasso. Poi si apre la porta della stalla e quelli vanno fuori, vanno nel prato e stanno tutto il giorno fuori, e quindi non si guardano più fino alla sera. La sera rientrano, si dà di nuovo un po' di mangime, di fieno, e poi si lasciano lì tranquilli tutta la notte. Noi abbiamo portato sull'allevamento di animali tenuti il più naturale possibile. Quindi se le lasciamo sempre fuori il più possibile, infatti non abbiamo generalmente problemi di malattie o di infezioni, di problemi sanitari, perché sono sempre all'aria aperta e quindi si hanno le loro difese immunitarie e si arrangiano da soli. Raramente ci sono dei problemi più dovuti magari a incidenti o liti tra di loro, perché le vacche hanno una loro gerarchia, quindi ogni tanto si incornano e allora se sono degli incidenti si curano poi con omeopatia, con arnica e altri prodotti vari che si vede di salvarli.